Attuatisi sotto l'egida francese, per cui per tutta la prima metà dell'Ottocento Inghilterra e Francia hanno sapientemente giostrato nel favorire o nell'ostacolare, ora l'Austria, ora l'Italia, illudendo sempre i liberali italiani con un appoggio che dicevano essere definitivo e viceversa essi lo davano nella certezza che le profonde divergenze esistenti non avrebbero mai portato ad un'Italia unita. In seguito all'idea unitaria sotto il Piemonte ebbe uno sviluppo impensato. La minaccia di questa possibile formazione unitaria di uno Stato con così notevole sviluppo costiero, tutto proteso nel Mediterraneo, sconvolse i calcoli inglesi, obbligando l'Inghilterra a rivedere la sua posizione. Le clausole del Trattato di Plombières prevedevano la formazione di un forte Stato unitario dell'Italia settentrionale con parte delle delegazioni, e una confederazione di Stati italiani formata da tedeschi, Regno delle Due Sicilie e Stato della Chiesa ridotto a solo Lazio, sotto la guida papale. Questo poteva essere pacificamente accettato dall'Inghilterra, ma quello che non sarebbe stato da lei più accettabile era il divisamento di Napoleone III, di mettere sul trono di Toscana il cugino Girolamo Bonaparte, facilitato dalla presenza della moglie italiana e nel regno di Napoli l'altro cugino Luciano Murat. L'Inghilterra si sarebbe vista così estromessa dal Mediterraneo, sia dal punto di vista strategico come dal punto di vista commerciale, e all'interno della penisola avrebbe spaziato il predominio francese. Ecco perciò la sua evoluzione verso il rafforzamento dell'Austria a danno non solo della Francia, ma anche dell'Italia, e tutti i suoi sforzi perché questa guerra non si combattesse, proponendo mediazioni, congressi, eccetera. Palmerston, Russell, Disraeli mostravano di credere, e con loro i giornali inglesi, che la questione italiana si riducesse a qualche miglioramento nello stato del Papa. Fu solo l'insofferenza orgogliosa dell'Austria quella che fece precipitare verso la guerra, la quale una volta scoppiata portò a maturazione quel diffuso sentimento unionista che un decennio di lealtà piemontese aveva seminato e depositato dappertutto in Italia, che lasciò tutti sbalorditi e avrebbe sconvolto tutti i calcoli degli stranieri. Vittorio Emanuele parte con i figli, con il La Marmora, con Della Rocca come capo di Stato Maggiore, Durando, Cucchiari, Cialdini, Fanti, Castelborgo comandano le cinque divisioni di fanteria e Sambuì quella di cavalleria, Pastore preside le artiglierie, Garibaldi con i suoi cacciatori delle Alpi va a giocare a rimpiattino con il generale tedesco Urban a Varese, a Sanfermo, a Laveno. Crea la leggenda e la superstizione di sé. Partito era per il campo, i rimasti recitano per lui una preghiera a tutta loro così formulata: Padre nostro che sei al campo, qual primo soldato dell'indipendenza italiana. Sia fatta la tua volontà sotto il nostro cielo, cioè nell'italica terra, rivendicaci oggi in libertà, fa rispettare la nazione nostra, siccome noi rispettiamo l'altrui, guidaci a godere la pace, ma liberaci dall'infamo austriaco e così sia. A Palestro Vittorio Emanuele dà la misura del suo coraggio e si dice che gli zuavi l'abbiano afferrato per il collo per trascinarlo fuori dalla mischia e reggendolo loro caporale sul campo. Napoleone si è reso conto del valore dei nostri soldati e dopo la liberazione di Brescia appare abbia detto:
Se anche in Italia non ci fosse che Brescia, meriterebbe di fare quello che si è fatto. Novara era stata largamente vendicata, i pacchi rimasti nei caffè di Torino e Trieste.